Ciao a tutti, dimenticare un amore, come si fa? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo l'appuntamento fondamentale, importante, di venerdì 31 gennaio 2020 a Torino, ore 20:45, con il mio seminario dal titolo Fai volare l'autostima per migliorare la tua capacità di amare, di essere amato e conquistare chi desideri, insomma. Il riferimento è 333 15 11 703 e ti ricordo inoltre la possibilità di iscriverti, abbonarti, cioè abbonarti al canale Massimo Taramasco per iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Abbonarti è molto semplice, basta andare sulla home page del canale Massimo Taramasco, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati. E abbonandoti potrai veramente iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. E veniamo al tema come dimenticare un amore, ovviamente un amore tormentato, un amore che ci ha fatto soffrire, perché ci sono persone che stanno male, ci sono persone che dicono mi ha lasciato 2 anni fa, è come se fosse accaduto ieri, non riesco a vivere bene, mi sento ferita, talvolta essere, diciamo, lasciati, essere abbandonati genera una ferita come una persona che si sentisse strappata a un arto, una persona che si sente strappata, diciamo così, alla vita fondamentalmente. Ora, perché capita questo? Perché queste ferite profonde, che possono, e giustamente possono essere delle ferite profonde, non si rimarginano, non tendono a rimarginare. Perché il dolore continua a diventare, diciamo, preponderante nella vita? L'abbandono. Perché una persona continua a ricordarne un'altra, a restare connesso con quest'altra persona? Come se il tempo non fosse passato, di fatto, come se il tempo si fosse in qualche modo magicamente fermato in una situazione di sofferenza, no? E tu continui a cercare, a rovellarti il cervello, a fare le cose, a pensare, a riflettere, a rimuginare. Ecco, questo è il motivo, dire. È il troppo pensare, il troppo rimuginare. La nostra anima, la nostra parte più profonda, non è fatta per pensare. Si dice cogito ergo sum. Quindi penso dunque sono, in realtà si potrebbe completare penso dunque sono nella merda. Ecco, perché pensare eccessivamente è negativo purtroppo, cioè purtroppo nel senso che il pensiero, quando tendiamo noi ad alimentarci di pensiero, tende ad essere un pensiero ossessivo, tende ad essere un pensiero inadeguato, tende ad essere un pensiero che non ci porta nessun beneficio, non è un pensiero positivo, insomma, fondamentalmente non è un pensiero positivo. Dobbiamo imparare a uscire fuori da questa logica, diciamo così, ed entrare in una logica diversa, cercare di entrare in una forma di pensiero positivo. E per entrare dentro una forma di pensiero positivo, quello che dobbiamo fare è agire. Perché l'azione è una forma di pensiero, ma una forma di pensiero positivo. Quindi l'unico vero modo reale per dimenticare un amore, dimenticare una situazione che ti ha fatto male, che ti ha fatto soffrire, che ti ha fatto stare in una situazione di negatività, è agire. Il miglior modo per dimenticare un amore e fare delle cose, ma fare delle cose è anche un lavoro manuale, un'azione, però agire attraverso il nostro corpo, impegnarsi in un lavoro, ad esempio, impegnarsi in qualcosa che prenda tutta la tua attenzione e poi agire anche, diciamo, non soltanto negli impegni, ma agire anche nelle relazioni interpersonali, quindi iniziare a fare, perché l'azione inibisce il pensiero e il pensiero inibisce l'azione. Purtroppo quando